sulla fascia di Andrano, cerca di mettere la palla buona da centro, però anche la palla Fernando, organizzatore dell'evento, come è nato questo evento e quali sono le finalità? Allora, l'evento è nato per scherzo, abbiamo voluto raggruppare circa 60 amici, tutti ex giocatori del Latiano Calcio che hanno meritato in tutte le categorie, in tutti i livelli, fino alla Serie A. Lo scopo è quello di raccogliere dei fondi da devolvere a favore di alcune famiglie bisognose che hanno grandi disagi in questo periodo non facile. Chi ha aderito? Chi sono i giocatori che si contenderanno questo trofeo? Allora, i giocatori sono tre squadre, in realtà composte da milanisti, juventini e interisti, tutti over 40, che si incontreranno, diciamo così, disputeremo questo incontro. Alla fine ci sarà un vincitore, ma sarà soltanto un vincitore così morale, niente di più. Maurizio, rappresentante della squadra dei tifosi della Juventus, questo triangolare, un grandissimo evento sportivo, ma soprattutto di solidarietà per la città. Sì, effettivamente è stata una bellissima iniziativa ritrovarci qui tutti i vecchi amici per solidarietà, per aiutare la gente bisognosa che ne ha bisogno. Questo ci fa grande onore, ci sono anche rappresentanti calcistici di un certo livello, Serie A, Serie B, quindi è davvero una giornata di sport, ma soprattutto è una giornata di solidarietà. Franco Monaco ritorna nella sua terra per un evento di sport e solidarietà. Quanto lo sport può aiutare la solidarietà? Beh, direi tantissimo. Intanto mi fa piacere essere stato invitato su questo campo iniziato un po' di anni fa, purtroppo tanti anni fa. Ritornare è sempre un piacere. Poi con queste manifestazioni sfondo una porta aperta, perché sono cose che si fanno molto molto volentieri, noi che siamo stati più fortunati di queste persone. E qual è un suo messaggio, ecco, che vuole dare ai ragazzi che magari si vogliono avvicinare in modo professionistico al calcio? Beh, direi che la prima cosa è la passione, che non deve mai mancare prima, e poi il calcio è divertimento, lo devono prendere come divertimento, devono prima di tutto studiare e poi se hanno le qualità alla lunga verrà fuori, però la cosa più importante è che non deve mai mancare la passione per questo sport. Enzo Rodi, un ritorno a Latiano dopo i grandi campi di calcio per questo evento sportivo, ma soprattutto di solidarietà. Sì, è sempre una bella cosa la solidarietà da parte di quell'organizzazione, sperando che la gente venga in massa, per beneficenza si fa sempre tutto. Un suo consiglio ai giovani che magari si vogliono avvicinare in maniera agonistica allo sport del calcio? Con il calcio i ragazzi devono essere seri, fare vita seria e andare sempre avanti alla propria strada, non pensare mai agli altri ma pensare sempre a loro stessi. Espedito, un ritorno nella tua terra dopo aver, diciamo così, giocato sui grandi campi di calcio, un ritorno un po' alle origini per una partita, diciamo, per un evento sportivo ma anche di solidarietà. Beh sì, mi dispiace non essere presente, far parte della partita, perché ho dei problemi, diciamo così, fisici alla schiena, mi hanno bloccato. Però sì, è un evento, sicuramente è il primo anno che viene fatto questo evento e credo che sia importante, voglio dire così, ritrovarsi anche con gli amici, con tutte le persone magari che negli anni hanno, diciamo così, giocato nella squadra del Latiano. Ecco, un tuo consiglio ai ragazzi che vorrebbero avvicinarsi al calcio in maniera agonistico? Beh, oggi sono cambiate tantissime cose, io che, diciamo così, da un anno adesso mi occupo, lavoro nel settore giovanile, mi accorgo che i ragazzi di oggi, almeno dell'età 12-13 anni, non sono più i ragazzi di una volta, voglio dire. Adesso sono, diciamo così, con internet, con le varie, diciamo così, telefonine, cose. Sì, ragazzi, mi piace il calcio, ma non è più il calcio di una volta, voglio dire, la passione di una volta credo che ce ne sia un po' di meno. Invece lo sport ancora una volta è vicino alla solidarietà. Sì, beh, lo sport, il calcio soprattutto, che è lo sport nazionale, quindi deve essere sempre in prima linea da questo punto di vista.